Oggi è la festa della Pentecoste, la terza festa più importante per noi cristiani. Prima di tutto c'è la Pasqua, la risurrezione di Gesù, poi c'è il Natale, in seconda posizione, Dio che si fa uomo, ed ecco in terza posizione la Pentecoste, lo Spirito Santo, questa persona che ci ama così tanto da vivere dentro di noi, lo Spirito Santo che Dio ci ha donato. Ecco, tutti abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e dentro di noi, in mezzo a noi, lo Spirito Santo fa tante cose. Quali sono gli effetti dell'azione dello Spirito Santo dentro di noi? Sono 7. Prima di tutto lo Spirito Santo genera l'unità, perché l'unità è il suo dono. Nella Bibbia c'è un episodio, la Torre di Babele. Tutti vogliono essere uniti perché hanno un'unica lingua, perché hanno tanti soldi da costruire una torre, dimostrare che sono potenti e dominano su tutti. Quindi l'unità del mondo è tutti uguali, tutti identici, tutti la fotocopia gli uni per gli altri, tutti seguire un leader come dei pecoroni. E Dio non ama questa unità. Infatti Dio ha creato tante lingue. Viene detto nell'episodio della Torre di Babele, proprio perché Dio ama la diversità. Quindi l'unità che Dio vuole, che lo Spirito Santo suscita, non è uniformità, non è appiattimento, ma è siamo uniti, ma ognuno è se stesso, ognuno si sente se stesso. Ognuno, sentite il giorno di Pentecoste, ognuno parlava, ma ognuno, quelli che sentivano, li capivano nella propria lingua. Quindi non era un'unica lingua, ma era che i greci lo capivano in greco, i latini in latino, gli elamiti nella loro lingua e così via. Ecco, è questa unità dove ognuno si sente valorizzato. Questo lo può fare solo lo Spirito Santo in una famiglia, in una comunità. Altrimenti noi da soli o litighiamo oppure c'è un leader, tutti devono seguire e obbedire. Secondo, lo Spirito Santo ci aiuta a capire la nostra storia, la nostra esperienza. Lo Spirito Santo ci fa comprendere il senso degli eventi. Perché è successo questo nella mia vita? Perché ho incontrato quella persona? Perché? E ci fa cogliere i segni dell'amore di Dio, sempre presenti. Anche nelle circostanze più difficili c'è l'amore di Dio che non ci lascia da soli. E lo Spirito Santo ci fa vedere questi segni dell'amore di Dio. Se tu non riesci a vedere l'amore di Dio, hai bisogno dello Spirito Santo, perché solo lo Spirito Santo te lo può far vedere. Terzo, lo Spirito Santo ci dona la fiducia e la confidenza in Dio, tanto che noi Dio lo chiamiamo papà, babbo, padre. Fa nascere in noi l'esigenza di abbandonarci nelle sue mani. Ecco, questa è una cosa tipica dello Spirito Santo. Ci mettiamo nelle sue mani con una confidenza infinita. Abbiamo una fiducia immensa in Dio nostro Padre. Quarto, lo Spirito Santo ci rialza, ci ridà speranza, ci ridà dignità. A volte ci dona la voglia di ribellarci contro le ingiustizie che subiamo, ci aiuta a ricominciare sempre, anche quando abbiamo sbagliato, ci dà coscienza della nostra nullità, che da soli non siamo niente, ma contemporaneamente ci fa capire che con Dio possiamo tutto.
nulla è impossibile a Dio. Quinto, lo Spirito Santo vuole rinnovare il mondo, la Chiesa, la società, l'ambiente in cui tu vivi, il tuo luogo di lavoro, la tua classe, la tua famiglia, tutto e tutti. Lo Spirito Santo ci trasforma e ci rende persone capaci di portare una trasformazione attorno a noi, una trasformazione che è riportare il mondo al progetto di Dio, un progetto che è ben descritto nel libro degli Atti degli Apostoli, quando parla della prima comunità cristiana. Erano un cuor solo e un'anima sola, nessuno fra loro era bisognoso, mettevano ogni cosa in comune, miracoli e prodigi avvenivano tra loro. Ecco, allora lo Spirito Santo rinnova la società, rinnova le famiglie, rinnova la Chiesa, perché porta fraternità, perché porta comunione, porta l'insieme, il lavorare insieme. Sesto, lo Spirito Santo riporta la Chiesa alle origini, ci fa diventare come la prima comunità cristiana e sempre porta ogni comunità a diventare come quella comunità lì. Rende la Chiesa più bella, dona entusiasmo, dona nuove vocazioni, dona la forza di essere testimoni di Cristo per gli altri. Ecco, la parola testimone in greco vuol dire martire. Sapete che questa è l'epoca della storia in cui ci sono più martiri cristiani. Non ci sono mai stati così tanti, ma sto parlando proprio dal punto di vista di martire con la vita, eh? È l'epoca in cui ci sono più martiri cristiani nel mondo. Però il martirio non è solo dar la vita perché ti uccidono, ma è dar la vita, testimoniare questa fede di Gesù Cristo in un mondo dove è indifferente, dove Gesù Cristo non interessa più. Che bello, questo ce lo dà lo Spirito Santo. Per cui la gente dice: guarda, io non ci credo, però voi siete coerenti, però si vede proprio che vivete quello che dite, però è una bella realtà quello che riuscite a fare, quello che siete. Ultimo, lo Spirito Santo che cosa ha fatto? Ha fatto nascere Gesù nel grembo di Maria. E allora, ancora oggi genera Gesù, ancora oggi Gesù nasce tra noi, per cui chi viene tra noi potrà incontrare Gesù stesso in persona, vivo.